Io ho la mia primogenita che si sposa fra 3 giorni. Tanti auguri. Ah, quando è nata mia figlia Cecile. Il papà? È morto. Di solito i migliori se ne vanno per primi, ma non stavolta. La mia pupetta quando è nata? La mamma ha preso luce o... No, le ho fatto bruciare la faccia da uno stregone per farla schiattare, ma si è solo rotta la gamba sciando. Beh, è già qualcosa. Un matrimonio finito da tempo. Oh, mi scusi. Ah, sei tu. Non puoi prendere l'aereo con quelle tette finte. Un matrimonio a cui non potevano mancare. Sì, tesoro, ma mi senti o no? Non ci sono più voli. Sono ore che siamo bloccati qui. Nel 2010, il risveglio di un vulcano islandese che offuscò i cieli d'Europa. Sì, tesoro, il tuo vestito ce l'ho io. Dimostrò che i problemi più seri... Brutto stronzo. Non erano in cielo. Senti, 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 macchina. Ma in terra. Vuoi fare a chi è più stronzo? Io ti farò sputare sangue. Ah, che curano fumatori. 1132 chilometri. A giugno preparatevi a una guerra senza esclusione di colpi. Siete malati, anzi da ricovero. Non mi lasciate solo con lei. Durante il viaggio sotterriamo la scia di guerra. Ok. Serve il codice. Adesso mi apri lo sportello e torni al tuo posto, stronzetta. Dai produttori di Quasi Amici e dall'autore di Giù al Nord, una commedia incandescente. Incidente automobilistico in Austria. Furto di un furgone e di un aereo. Tentativo di fuga. Congratulazioni. E a tutti i nostri anni sprecati. Oh, brilleremo molto allora. Sentite, noi vogliamo solo andare al matrimonio di nostra figlia. Sarà un po' complicato. Tutta colpa del vulcano. Che è successo? Devi aver fatto un incubo, almeno penso. Da giugno al cinema.